Prepariamo oggi il petto di pollo bollito marinato. Questa ricetta con il petto di pollo bollito non è mia, ma di Allegra, una mia follower che ringrazio tantissimo. Servirà petto di pollo bollito. Io l'ho fatto bollire un'ora in acqua leggermente salata con carota, cipolla e sedano e il brodo lo tengo per il risotto. Filetti di acciuga che andranno sciolti in padella nel succo di 2 limoni. Abbondante olio extravergine di oliva, buono, io ne metto un bicchiere. E poi, mi scuserà Allegra, ci andrebbero i capperi, ma siccome a casa mia non tutti li gradiscono, metto le olive taggiasche denocciolate. Voi scegliete quello che più vi piace. Iniziamo a sfilacciare il petto di pollo. Potete farlo con le mani, ma con la forchetta viene perfetto. E lo mettiamo in una ciotola. In questa ricetta il petto di pollo bollito e sfilacciato che abbiamo messo nella ciotola verrà messo a marinare con il succo di limone in cui scioglieremo le acciughe in un pentolino a fuoco molto basso. Per un petto di pollo da circa 800 grammi ho usato 2 limoni. Trasferiamo le acciughe in un padellino e uniamo il succo di limone. Sciogliamo le acciughe nel limone a fuoco molto molto basso. Aspettiamo che si sciolgano bene. Ci siamo, spegniamo il fuoco e uniamo al nostro pollo. Adesso uniamo anche le olive e l'olio extravergine di oliva. Mescoliamo bene. Ho aggiunto ancora qualche oliva. Se volete potete mettere invece i capperi o anche tutti e due. E prima di mettere a marinare in frigo, assaggiate se va bene di sale. In realtà c'è il pollo che è bollito nell'acqua salata, le olive sono salate, le acciughe anche, quindi dovrebbe andare bene, ma dipende dal vostro gusto. Copriamo con pellicola trasparente. Marinare in frigo tutta la notte. Avete già il vostro secondo pronto. Ci siamo, andiamo a prendere il nostro pollo marinato, lo rigeneriamo un po' mescolandolo bene e lo portiamo in tavola con una bella insalata di stagione.